leggere. Sì, ma la battaglia che Marco Pannella iniziò nel 75 e quel suo intervento che lo portò in galera avendo fumato uno spinello risolse il problema di molti ragazzi che si trovavano in carcere. E la battaglia continua, abbiamo proseguito con le nostre disobbedienze civili, ma in Italia abbiamo l'assurdo per il quale la legge prevede per esempio l'uso della cannabis terapeutica, ma nei fatti è impossibile. Ecco perché come radicali, e io personalmente, ho deciso di, e ho coltivato sul mio terrazzo 18 piante e il raccolto lo consegnerò il 29 di questo mese ai malati che non riescono ad avere accesso alla cannabis. Perché se vanno alla ASL non gliela danno, malati di sclerosi multipla, di AIDS, eccetera. Mentre se vanno in FIA gli chiedono 35 euro al grammo, mentre la mafia la vende a 7 euro.